Signore e signori, bentornati qua su PG Sports LOL per l'ultimo rush di appuntamenti, le ultime 3 giornate di questo Summer Split di LEC. Oggi ci facciamo un bel salto qua nell'user bracket con Fnatic contro Heretics, Giovannetti e Kerren a farvi compagnia nella giornata di oggi. Farvi compagnia, come sempre, un enorme piacere per quella che però sarà una giornata agrodolce, perché una di queste due squadre porterà a casa l'accesso alle tanto agognate Season Finals. L'altra squadra dovrà concludere oggi il suo percorso all'interno dell'anno competitivo 2023. E considerando quante belle storie e quanto bel gameplay queste due squadre ci hanno regalato nell'ultimo periodo, sono con il cuore in mano a commentare questa serie e non vedo l'ora di vedere come queste due squadre scenderanno sulla landa perché si stanno giocando tanto. Sì, stanno giocando tanto, lo vedremo dal bracket, perché appunto loser bracket per Fnatic ed Heretics, chi vince va contro gli EXL, ma soprattutto chi vince va nelle regional finals, nelle LEC finals per giocarsi l'accesso al mondiale, quindi una tra Fnatic e Heretics avrà stasera la garanzia di non partecipare al torneo conclusivo. Poi domani sera avremo gli EXL che si giocano la stessa cosa fondamentalmente, per loro solo la possibilità di arrivare in quella finale contro i G2 per poi andarsi a giocare l'accesso a Worlds. G2 che invece aspettano fino a domenica, vedendo chi riuscirà a risalire la china. E fondamentalmente ci metto anche gli EXL, perché anche loro fanno parte di questa grande carrellata di underdogs di Cinderella Stories. È incredibile che abbiamo queste 3 squadre con i loro 3 anni che hanno avuto, i loro 3 anni, i loro 3 split Sì. che hanno avuto qua a chiudere questo summer, appunto, perché nessuno, forse, ok, il giorno 1 posso dire qualcuno avrebbe detto i Fnatic arriveranno in qualche finale, perché bene o male lo Lo diciamo dici più col sempre. cuore più che con la testa, però è quella Esatto, la questione. Dici in già un il modo o giorno 2, nell'altro. già il giorno 2 questo spring, questo winter sembrava insperabile. Devo dire che per quanto riguarda le 3 storie, quindi che andiamo a raccontare, quella di Fnatics, quella di Heretics e quella dei EXL, si tracciano dei paralleli importanti. L'abbiamo visto nel video di introduzione, comunque ne ha parlato Odoanne. Non è una persona che gira attorno ai concetti con le parole, Odoanne. Fa schifo pensare che siamo tutti quanti con pochi championship points, perché adesso stiamo giocando tutti bene, ma all'improvviso ci troviamo nella condizione dove solo alcuni possono farcela. E dall'altro lato, considerare che comunque ci sono degli ottimi arretrati da parte di team che forse si sono un po' troppo adagiati durante questo summer, proprio per via di quei punti arretrati, lascia proprio un pochettino di discussioni collaterali. Ci siamo lasciati alle spalle i Vitality, è vero, anche loro avevano una storia importante da raccontare sulla possibilità di farcela, anche se agli occhi di alcuni non proprio meritatamente, ma appunto, tra queste due squadre adesso è make it or break it. Parli degli EXL, ed è vero, anche loro nella prossima serie del lower bracket dovranno giocarsi il loro destino, ma è anche vero che gli EXL hanno messo in piedi davvero un'ottima performance contro i G2, Oh, sì. anzi, addirittura inaspettatamente ottima, ti dirò. Mentre vediamo gli Heretics dedicarsi ad un po' di passaggi per, immagino, rodare le meccaniche di squadra, abbiamo già la conferma. Sarà Vitio a prendere prio per dare vantaggio a Jankos e questo vantaggio verrà trasformato in spam gank sulla corsia inferiore. Quest'azione, Dove ci questo sarà? Dove ingresso ci ha già detto tutto su come vogliono draftare oggi gli Heretics. ci sarà un Milio a tirare forte pallonate in faccia agli avversari per loro nelle mani di Mersa. Vedremo, sicuramente vedetto da parte degli EXL nella scorsa partita, l'ultima best of 5 che abbiamo visto, la prima di questo summer, grandissima performance. Queste 2 squadre escono altrettanto da un grandissimo group stage invece, specialmente la loro ultima giornata, il doppio 2-0 ai danni di SK per quanto riguarda i Fnatic, ai danni dei BDS per quanto riguarda gli Heretics, che ha sancito il passaggio al turno, è stato davvero fragoroso. Il giorno prima, praticamente entrambe, nella loro giornata precedente, il 2-0 su Mad Lions e su KOI, sempre rispettivamente, fa altrettanto rumore. Sono 2 squadre che sono cresciute veramente tanto. Sì. Come gli EXL, li metto anche loro in quel calderone, hanno trovato anche la perfetta commistione tra innesti, novità di giocatori, di coaching staff e anche un meta che si sposa molto meglio a quello che vogliono fare loro. Perché per dire un nome, proprio per nominarne uno di tutti quanti, quelli che potremmo mettere nel calderone, Oscar Inin è rinato. Oscarinin, per Vero, quanto sia stato vero. in una salita costante nell'arco di Spring e Summer, sempre migliorando, è arrivato in una forma smagliante in questi playoff.
Beh, Oscar Inin, devo ammettere che si è adattato particolarmente bene al look aziendale dei Fnatic appena entrato nella squadra. Perdi 3 partite consecutive, riprenditi in week 2 e da lì in poi un crescendo costante fino a mostrare un livello su quella corsia superiore in grado di tenere testa alta contro alcuni top laner che... In realtà ormai tutti i top laner attorno a lui all'interno di questa top 4 hanno molta più esperienza competitiva di Oscar Inin stesso. Sì. Quindi pensare quanto in fretta sia migliorato e metterlo a paragone ma allo stesso livello con dei colossi non è cosa da poco. La top lane no. Mi fa piacere che tu l'abbia nominata perché penso che sia uno dei principali punti focali per la serie di oggi in generale. Perché la top lane è dove per gli Heretics abbiamo visto la differenza principale tra quello che è stato il diciamo titubante momento dell'inizio BO3 e il molto più convincente momento conclusivo di quelle BO3. Tu hai citato i 2-0. Quei 2-0 rientrano, come le due partite vinte contro i G2 per mano negli Excel, nella cartella di narrative che sorprendono all'interno di questa top 4. Non mi sarei onestamente aspettato un 2-0. Mi sarei aspettato no. comunque delle partite dominanti, ma non così dominanti. E quindi, no. in generale, da parte degli Heretics, tu parli della rinascita di Oscar Inin, io controbatto e ti parlo della rinascita di Ebi. Non sì. penso sia attualmente allo stesso livello di Oscar Inin, ma per entrambi i top laner c'è stato un enorme step up. Assolutamente, e fa particolarmente male personalmente, perché la prima volta che si è visto quello step up è stato chiaramente la serie contro i Koi. Da parte di Ebi ci sono sì. state... quasi zero errori in quella serie da parte sua, non appunto le performance da super carry, non il Gangplank, il Rumble che abbiamo visto venire bloccati da Oscar Inin con grande successo, però una figura di supporto cruciale all'interno di una squadra sì. che ha altrove le proprie stelle da dover far brillare, da dover far splendere, da dover far funzionare per permettere appunto un grande successo di squadra. Io lo ripeto, ci stavo pensando prima di entrare in trasmissione un po' mentre preparavo mentalmente il broadcast. Ne abbiamo parlato tanto negli scorsi split. Questa org, gli Heretics, era una squadra che voleva arrivare ad MSI e sembrava però... impossibile. Tutti quanti scherzavano un po' su questo fatto, specialmente in Spring. Adesso sono a una best of 5 dal potersi giocare al CS al mondiale. Quindi c'è stata la crescita. Beh, parlando di crescita, per entrambi i team comunque bisogna discutere dei cambiamenti che ci sono stati per poter arrivare a questa crescita. Perché per quanto Oscar Inin fosse migliorato nel corso dello split, degli split che ha giocato con questa squadra, è stato l'ingresso della nuova botlane a dare veramente il twist ai Fnatic, così come è stato l'ingresso del nuovo botlaner e del nuovo midlaner a innestare nuova luce negli Heretics. Negli Heretics hai semplicemente rimosso una delle incognite dovute purtroppo alla mancanza di esperienza competitiva del midlaner precedente e l'hai sostituita con Vitio. Tu parlavi prima, hai aperto un discorso e lo riapro adesso io, dei cambiamenti di meta e quanto bene questi team si spostano e si sposano su questi cambiamenti. Beh, pensare che il tuo midlaner si chiami Vitio nel momento in cui si è tornati a giocare carry sulla midlane è un bel periodo storico per gli Heretics. Sicuramente sì, uno dei più creativi giocatori di carry in corsia centrale, tra l'altro oggi in un matchup veramente complesso da dover affrontare, sì. perché contro c'è uno humanoid che anche lui ha sentito la puzza di serie prolungate, l'odore di non si gioca più in best of one e ha abbastanza acceso gli acceleratori, sta veramente giocando alla grande. Io sono davvero curioso di vedere cosa tireranno fuori, perché comunque il meta, per quanto sia il solito, sta venendo ben esplorato dalle squadre. E sono Fnatic e Heretics, sono due squadre che possono esplorare il meta. Abbiamo detto, hanno strumenti al loro arco per trarre il meglio da qualsiasi game. E parlando di questo, dobbiamo anche discutere dello stile che porta i due team, quindi cercare di iniziare a crearci delle aspettative su cosa vedere all'interno di questa serie. Perché tu hai parlato di Humanoid. Humanoid, la sua carta forte è la flessibilità. Humanoid è sempre stato un giocatore che può diventare il giocatore che ti porta sulle spalle la partita. Il suo Jace ha avuto delle opinioni decisamente forti l'ultima volta che l'abbiamo visto sulla mid lane. Può essere il giocatore che ti facilita la partita, che diventa una forza filtrante, che diventa molto più un assistente di marcia per il resto dei Fnatic. Questo rende la mid lane dei Fnatic, per quanto magari nel suo picco massimo leggermente inferiore dal punto di vista meccanico, molto più flessibile. Dall'altro lato invece, tu hai discusso del Vitio Super Carry, di quanto questo Vitio potesse essere per gli Heretics una forza trainante.
E il discorso è che potrebbe diventarlo un po' troppo, perché se vedo su cosa si sono purtroppo strozzati nel tempo gli Heretics, è stato proprio l'idea di fare troppo affidamento su Vitio e non lasciare la mappa con degli spazi abbastanza ampi per giocare sulle scialuppe di salvataggio. Sì, specialmente su quella bot lane che sarà, non abbiamo parlato e ne parleremo probabilmente nell'arco della partita, visto che è Noah contro Flaked, due tra i più rumorosi AD carry di questo split, con Noah che ha lanciato anche qualche frecciatina in spagnolo, direttamente istruito da Razor, che è dal suo avversario su Twitter qualche giorno fa, però appunto l'impatto di Flaked ne parlavi, l'inserimento sia per quanto riguarda l'esperienza in mid lane ma anche soprattutto qua in corsa inferiore si è visto all'inizio del summer, poi un po' incalando anche da questo punto di vista gli Heretics, che hanno cercato forse di sperimentare, forse di non essere troppo reliable o dipendenti appunto dal tetonzito giù in bot lane, ma tutti questi interrogativi, tutte queste questioni stanno per essere risolte, perché vediamo che le luci si stanno spegnendo e allora ci prepariamo ad entrare nella prima Champion Select di questa partita, nel loser bracket eliminazione best of 5 tra Fnatic ed Heretics. Solo una di queste due squadre può approdare alle LEC Finals, per l'altra la stagione finirà stasera. Parole difficili da digerire, te l'ho detto, siamo arrivati mentalmente preparati, ma adesso che vedo i due team sull'arena non so quanto effettivamente ci si sia preparati ad accettare il destino. Signori, ci siamo. Fnatic blue side, Heretics red side. Abbiamo Kai'Sa immediatamente rimossa, subito. Per adesso niente che vada a sorprendere. E per quanto Kai'Sa sia un forte B1 potenziale per i Fnatic, è anche vero che spesso voler accedere a B1 Kai'Sa ti apre a dei power trade molto forti dall'altro lato. Rimossa LeBlanc. Per adesso sembra che la letale coppia di Maokai e Jace sia ancora disponibile. Mi chiedo quanto a lungo lo rimarrà. Probabilmente, ok, ancora Rumble, uno dei due alberi dovrebbe comunque essere toccato, ancora Ivern a disposizione in questa partita, per quanto Razor e Jankos non siano proprio stilisticamente i due Ivern player della Lega, potrebbero stupirci in questa partita. Il ban di Kai'Sa importante sarà sicuramente in questa draft, perché gli Heretics sono una delle poche squadre che la flexa anche in midlane. Viti è stato il giocatore di Kai'Sa in corsia centrale dell'LEC dopo averla first timeata letteralmente durante una partita di regular season. L'ultimo ban è su Renekton ed è un pick molto importante per Ebi, molto forte solidamente dal punto di vista proprio della sua statuarietà in corsia superiore, ma che lascia appunto aperti tantissimi pick ancora da poter spiccare, perché parlavamo di Maokai, parlavamo di Jace, Ivern, ancora Rell a disposizione, volendo Tristana, c'è davvero di tutto open al momento. Tristana rimossa e quindi i tiratori ci abbandonano, ma Jace è lì, Maokai è lì e vanno subito a rompere la dualità dei campioni i Fnatic, assicurandosi questo Jace in B1. Siamo in 13.13, ricordiamo al nostro pubblico, quindi quell'Aatrox che avete visto in over non è l'Aatrox della 13.14, un campione assolutamente ingestibile. Parlando di Humanoid, ho visto alcuni suoi tweet disperati riguardo lo stato di Aatrox nella 13.14. A quanto pare la sua esperienza in solo queue è stata particolarmente danneggiata. Maokai ovviamente viene portato via, non puoi lasciare Jace e Maokai dallo stesso lato di mappa. Maokai full AP è un Jace che prende due oggetti, e prima o poi Jace due oggetti se li farma in partita, diventano una forza d'assedio ingestibile. Sì, è anche la rottura del flex di Rell sicuramente, ma l'importantissimo appunto takeaway. Razork tira fuori anche lui il Trundle, ne abbiamo parlato nella scorsa best of 5, fondamentalmente fino al group stage solo e letteralmente solo Marrang e Yai che giocavano Trundle in Europa, ora anche Razork si è unito alla festa. Parziale rottura del flex di Rell, perché comunque abbiamo visto in Corea in questa patch che Maokai è stato utilizzato come supporto pur di tenere Rell in giungla in matchup favorevoli dove vuoi muovere Rell su un budget un po' più alto, quindi dipende molto da come gli Heretics andranno a costruire il resto della draft, se ci saranno dei campioni. Tengo un attimo il fiato, perché non è un brutto lock contro Jace, ma è una mappa difficile da giocare a quel punto. Potrebbe anche solo essere Vitio che si diverte un pochino al momento a far vedere qualcuno. No. Campioni invece no, altro che no. Si diverte, si divertirà tra poco. Ok, abbiamo Ione sulla corsia centrale nelle sue mani. Inizia ad arrivare importante danno ibrido, inizia ad arrivare un campione in grado di chiudere in fretta le distanze.
molto interessante vederlo così alto in rotazione di draft, soprattutto. Hanno chiaramente un piano in mente gli Heretics, che sono una squadra che, l'abbiamo detto, può essere flessibile, può essere creativa, ma tendenzialmente è creativa nel suo dare i carry a Vitio, poco altro poi da quel punto di vista. Quindi per adesso si rispecchia l'idea. La cosa strana è che comunque in bot lane non viene dichiarato nulla per quanto riguarda lock specifici. Ora con il ban di Brom è più Rell ad essere orientata nella corsia inferiore di fianco a una di carry, che però Flaked deve ancora scegliere. Potrebbe arrivare un po' di ban a uomo. Per adesso via la sua Seraphine. Ecco, oddio, infatti, ci sarebbe ancora Draven, però non credo sia questa la comp. Il problema è che andare a prendere Yone così alto in priorità mi faceva pensare al fatto che gli Heretics potessero impostare il Flaked fuori meta sulla corsia inferiore. E infatti il ban di Seraphine me lo conferma ulteriormente. È una paura che hanno deciso di scansare anche i Fnatic. C'è ancora la possibilità di giocare Ziggs, ma a quel punto vorrei vedere gli Heretics andare a lockare top lane in R4. Sia mai contro Xante, non lo so, Ebi ci tira fuori Urgot. No, non penso sarà il caso. Per poi vedere eventualmente un carry AP o meno sulla corsia inferiore da chiudere in R5, una volta che scopri qual è la duo lane avversaria. Perché Noah ha accesso a tanti pick da scaling, ha accesso ad Aphelios, ha accesso a tutti quei pick che comunque hanno segnato parte del suo anno competitivo. E l'idea di trovarsi a giocare quei campioni contro uno Ziggs può essere molto pericolosa. Il ban su Thresh, per quanto sia insolito nel meta, è un ottimo counter di Rell ed è un target grosso come la casa in cui siete in questo momento, su Trimby, perché sta giocando un Thresh fuori di testa. Sì, letteralmente fuori di testa, non mai visto giocare in quel modo. Ti smentiscono per il momento. L'identità alla fine, mi sento di dire, non cambia troppo rispetto a quella di uno Ziggs, ma sarà Varus a venire bloccato subito per Flaked. Varus che non è detto voglia avere quel tipo di identità, ma può averla. Varus si sta evolvendo molto come campione, continui cambiamenti alla static e al meta la stanno portando anche la versione da letalità a ritornare all'interno della mappa, specialmente quando giochi contro dei forti scaling laner ai quali vuoi impedire di scalare. Ovviamente contro Trandolex Ante l'idea di giocare la versione AP non dispiacerebbe per avere accesso in fretta a quelle grosse barre degli HP, ma questo dipende da come i membri degli Heretics decidono di impostare la partita. Torna Zeri per le mani di Noah e soprattutto un campione che inspiegabilmente è arrivato a filtrare così in profondità di draft è quel Rakan. Un Rakan che nelle mani di Trimby ha sempre fatto da firma competitiva. Si è tinto i capelli in emulazione del suo Rakan per iniziare lo split, il ciuffo arancione. E infatti è Alistar, come non detto. Come non detto. Curioso trade questo. Sì, specialmente per la Zeri che sicuramente ci darà modo di discutere un po' sulla sua identità in inizio di partita. Manca l'ultimo pick per Ebi. Sì. Prospetta una partita di click da parte sua. Vedremo su quale campione cliccherà molto forte per attaccare. Alla fine, quello che clicca un po' meno, mi sento di dire, anche quello che è un po' più funzionale contro la comp dei Fnatic, arriva una Poppy per l'incursione superiore. Sì, ci ha riportato un attimo sulla memory lane per ricordarci quelli che sono stati i due pick storici di Ebi in carriera, il suo Tryndamere e il suo Urgot, ma alla fine decide di bloccare qualcosa di molto più stabile. Una Poppy che va ad aggiungere non poca frontline alla formazione degli Heretics, che vede i due carry che vorranno lavorare sulla midline e sulla backline in Yone e Varus ben protetti e ben abilitati. Tanto, tanto, tanto danno fisico da entrambi i lati, con un Maokai che sicuramente si farà più carico del danno magico. C'è la porzione ibrida di Vitio e rimane anche quella di Flaked su Yone e Varus come campione, al di là delle build che andranno a prendere. Dal lato dei Fnatic iniziamo a discuterne, perché appunto parlavi di Rakan filtrato in profondità in 13.13, quella è una Zeri che viene lockata in 13.13, non stupisce che sia filtrata perché è abbastanza sparita dai radar come campione per molte squadre, però la sua forma P ad esempio è ancora a disposizione, per quanto ovviamente nerfata dati i cambiamenti alla static nella 13.13. Sì, il punto è che comunque sarà una Zeri da static anche nella versione AD. Abbiamo visto che la Zeri proposta recentemente da Noah era quella da static Navori. È una combinazione di oggetti che permette di spikeare molto bene al secondo oggetto sulle Navori e avere poi comunque una solida situazione da giocarsi tramite le ondate e la pressione sulle ondate con quella static. Gli permette di ibridizzare bene il danno, come abbiamo detto. Già Zeri di base ha un buon danno ibrido. Se vai ad aggiungere anche la componente static, questa cosa viene premuta ulteriormente.
mente, a livello concettuale. Insomma, penso che una Zeri che per quanto l'ultima volta non abbia fatto proprio sognare i fan dei Fnatic sia ben contestualizzata in questa draft. E vedremo se lo sarà anche sulla Landa, perché signori, sulla Landa si scende. Adesso parte il game numero uno in questa best of five tra Fnatic ed Heretics. La posta in gioco la conoscete, quindi andate a bettare i vostri punti canale. Siamo sulla Landa degli evocatori, inizia la BO5. Diteci la vostra anche in chat con i tag FNC Win e TH Win. Stop feeding, get fed. Questo non è un messaggio promozionale, questo è un messaggio per il sociale da parte di Riot, probabilmente. Ne sanno ovviamente, per far calmare un po' i bollenti spiriti di noi giocatori. Un paio di cose da segnalare già adesso. Le più evidenti sono chiaramente gli smaterializzatori per Flak e Noah, quindi sapremo che ci saranno scintille in corsia inferiori, anche se già l'avevamo preannunciato, viene confermato con la selezione di quelle rune. C'è l'aftershock per Trimby su Alistar, che non è necessariamente qualcosa di appunto troppo peculiare, ma mi sento di dire con una buona possibilità di non essere smentito. Il 100% degli Alistar che ho visto in competitive ultimamente aveva potenziamento glaciale. Sì, infatti penso che sia un adattamento principalmente al pattern di corsia di Rell contro Alistar, perché il come Rell vuole andare a gestire Alistar, che sulla carta è un counterpick di Rell, e andare a stordire di Q per aprirsi la strada poi per la ferromanzia. Hai bisogno di avere un Alistar fermo per poter ingaggiare su Alistar, altrimenti la combo di Alistar è facile da eseguire e va a bloccare completamente le intenzioni di Rell. In questo, la scossa di assestamento ti permette di ingaggiare in una seconda fase, ti permette di essere più tankoso anche fuori dalla finestra della tua Suprema, cosa che ti permette di gestire abbastanza bene una pioggia di lame dall'altro lato. Quindi, se tu sai che il tuo ingresso in apertura rischia di essere bloccato da Rell e c'è una pioggia di lame e vuoi rimanere tankoso un po' più a lungo, penso che sia più una risposta alla duo lane degli Heretics che effettivamente una necessità di questo Alistar nel meta attuale. Come hai giustamente detto tu, Alistar vuole molto più spesso quel potenziamento glaciale per tenere più al sicuro il proprio carry. Verrà spottato invece Razork in questo momento, ma sono comunque molto in avanti i giocatori degli Heretics. L'immediato ritorno verso la loro metà campo fa intuire ai Fnatic che qualcosa sanno i loro avversari in quella zona di mappa, così come Razork vede un micio comparire, va a cercare il lanciatore di gattini in quella direzione, in quella parte di giungla. È un Trundle che alla fine non avrà problemi a spendere qualche secondo della sua mappa cercando di muoversi tra le lane, perché tanto farma velocemente, ganka facilmente, lo conosciamo veramente tanto bene. Al contrario per Maokai, no, non è vero, pure Maokai ormai lo conosciamo veramente tanto bene e fa tutto troppo bene come pick. Maokai sì, è un campione ormai abusivo a tratti, nel momento in cui sì, inizia a scalare un po' troppo bene sul potere magico. Sappiamo anche che aiuto forte può andare a diventare per lane che vogliono giocare dalla distanza. Questo era anche uno dei motivi principali per i quali avevo pensato alla possibilità di Varus dare eternità, però bot si combatte. Trimby quasi a baitare gli avversari, ma rischia un po' troppo perché li aveva visti con la sua lente dell'oracolo. Cioè, sapeva che c'erano gli avversari, però ha provato comunque a farsi cercare un cespuglio dove aveva visto due sagome rosse muovermi. E si è preso, per carità, un ustione, però si è preso anche un first blood in faccia perché Mercer semplicemente lo va a punire. Strana scelta qua di Trimby, non so come altro descriverla. Se posso essere sincero, mi ha stranito molto di più vedere il posizionamento di Trimby dopo il trade che durante trade. Perché dici, hai tradato male, può succedere in corsia, hai cercato quel 2v2. Come detto prima, hai la scossa di assestamento, quindi puoi permetterti di essere tu quello che propone durante lo scambio. Ma una volta che il trade è perso, corri ai ripari, leccati le ferite, non giocare di tracotanza. Il risultato è stato pessimo, un primo sangue che per fortuna, piangono da un solo occhio i Fnatic, finisce nelle tasche del supporto degli Heretics. Altrimenti dare questo primo sangue a Varus nel momento in cui lo spike dei primi il primo spike dei tiratori vuole essere la static, avrebbe un po' rotto il pattern di corsia. Topside, top tutti lane su Heavy. Però era tutto calcolato, Trimby, però Heavy con la presenza ferrea impedisce la realtà di intervenire, trova la kill sull'avversario, poi ci sono i knock-up, c'è la combo, il flash è anche sfortunato da parte di Heavy. Razorg lo bonca in testa col suo brividosso, è un 1-1, però Heavy ancora una volta la gioca al meglio possibile, sapeva di essere morto, la wave è pessima per lui, ma comunque si porta a casa un'uccisione. E voglio dire, è un'uccisione in un 3v1.
Sì. Comunque è un'uccisione che aveva richiesto lo spostamento di più persone per essere concretizzata, e questo significa che scambiare un uno per uno e assorbire le attenzioni di tre persone da parte di Abby è ben più che il meglio che potesse fare. Secondo me la giocata è stata eccellente. La kill è finita su Trundle, ovviamente ti fa piacere avere una kill su Trundle, ma non è detto che tu la stia giocando contro un Maokai tankoso, e quindi comunque un Trundle che nel matchup di giungla a un certo punto andrà a perdere un pochettino di questa early game prowess. In generale Jankos si sta muovendo anche bene sugli obiettivi per reagire a quella che è l'ipotetica posizione adesso di Razork, sfruttando anche la priorità della corsia inferiore dopo quella kill, anche perché è vero la kill è finita su Rell, ma far schiantare la corsia subito dopo ha dato un netto vantaggio in farm a quel Varus. Come vediamo c'è il distacco di un primo sangue tra i due tiratori, seppur Varus ha preso solo l'assist. Ed è un Varus che potrà picchiare un po' di più sicuramente in early game rispetto a Nazareth, che conosciamo veramente tanto bene. Questa pressione, questo suo picchiare garantisce il primo drago agli Heretics, drago montuoso, non male. Sono un po' di statistiche su una composizione con potenzialmente tre tank, con anche Maokai considerando come potenziale tank, anche se vediamo con lo scatto fasico. Il secondo drago sarà invece un drago infernale, Lande, che mi iniziano a preoccupare, perché qua lo sento l'odore di nuvola o di oceano anche, che per carità lo sappiamo, ecco, ne ho parlato un po' con un boy, quanto è calato l'entusiasmo per l'anda oceanica? Un tempo era tipo, sì è neutrale, però comunque è forte come anima, adesso è proprio, ma perché non Hextech, cioè perché non altro? Il problema è che c'è, intanto il problema è che c'è bello un ingaggio su Razork. Arriva anche Rashomon di Vito in avanti, utilizzando i Lamabecchi, Abby a chiudere la strada, Razork decisamente troppo in avanti, e questa kill viene consegnata a Ione, mentre Merza va a bloccare gli Humanoid in corsia centrale. Una gran bella rotazione da parte della mid lane degli Heretics, che riesce quindi a capitalizzare sulla strada sbarrata da Abby, che fino adesso sta avendo un'eccellente condotta di gioco sulla sua Poppy, e in tutto questo la kill finita nelle tasche giuste. Quello Ione, già full build, avendo i gambali del Berserker, inizia a mangiare anche un po' di più, inizia anche a sopperire alla differenza in farm che Humanoid aveva imposto grazie al vantaggio di gittata, e la situazione sta diventando preoccupante per i Fnatic. Non è l'inizio che avrebbero voluto con questa composizione. No. Ed è una comp anche che può scalare decisamente bene in partita, ma lo dicevi, non è più la cara vecchia Zeri, che sia Treten fa comunque paura, fa sicuramente, dice la, può dire la sua. È una comp che vuole arrivare a due oggetti prima degli avversari, e partire 600 gold in svantaggio non è quello che ti fa arrivare tendenzialmente no, ad arrivare a due oggetti in vantaggio rispetto agli avversari, anche perché guardiamo proprio botlane, ok che c'è un mietitore di differenza tra i due giocatori, con Flakhead che era partito di spada, ma Flakhead manca un back per ottenere la sua static. Già. Ed è un back piccolo, lo vediamo, tutti i componenti sono lì, e dall'altro lato lo start sulla scheggia di Kirkeis ha dato un minimo di agency sui trade magari a Noah per permettergli di lavorare anche meglio qualora dovesse scoppiare un altro scambio su quella lane, ma in questo dobbiamo anche secondo me iniziare a discutere di che cosa significa aver dato quel primo sangue a Rell. Perché abbiamo parlato di come viene gestito questo matchup, abbiamo parlato del fatto che sulla carta Alistar è un counter di Rell, ma Rell ha un pattern di gioco dal rework che lo rende in realtà molto più uno skill matchup, che è un counter vero e proprio. Questo significa che comunque Mercer, avendo vantaggio diretto su Trimby, può permettersi di dare prima utilità alla squadra. Trimby deve ripiegare sui calzari della Kume di Ionia, cosa che lo rende comunque un Alistar fragile fino alla Suprema. Topside, voglio aggiungere complimenti a Abby. Sta giocando molto bene i trade verso Oscarinin. Quello è un Oxante. Quello è un Oxante che viene tenuto molto bene a bada. Occhio però a Trimby. Trimby col flash in avanti. Farmanza difensiva da parte di Merz. Alla fine dovrebbe bastare questo per allontanarsi. La freccia! Penetrante indeed dei minion. Continuano a picchiare. Sono 8 HP che separano Trimby dalla morte. Riesce a salvarsi nonostante quei minion caster lo stessero inseguendo. Razork a bloccare Merz. Vito è lì. Rashomon in avanti. No, non può fare assolutamente nulla. Razork però col sottometti mette giù i danni. Vito se ne scappa con la sua E dopo aver trovato un'altra uccisione danni del jungle avversario. Questo mi piace. Questo inizia veramente a emozionarmi. Gli Heretics giocano di cattiveria. Gli Heretics vedono una finestra, si girano, reingaggiano, un'altra kill per Ione. Vito è ovunque. Nemesi totale di Razork all'interno di questa partita finora, due morti, entrambe a carico del mid laner, e arriva Jankos sulla top side. Però buona, dovrebbe stop, essere stato l'immobilizzamento, c'è comunque Humanoid e lì riescono a portarselo in salvo il suo planer, assolutamente sì. Stanno giocando molto bene gli Heretics.
E se inizialmente quello stava diventando un... Beh, stanno prendendo il là. Beh, stanno prendendo i loro spazi. Adesso questa è la prima giocata veramente bella e aggressiva da parte loro, che mi fa capire che la lettura della partita sia completamente diversa tra le due squadre. Il flash di Flak in apertura sull'ingaggio di Trimby è stato pixel perfect, e con un tempismo che poi ha portato quella freccia a quasi giustiziare Trimby. Avevo appena finito di parlare della fragilità di Trimby fino al livello 6. E poi... Razork cerca di farsi avanti in quello che era un gank più che sensato, però purtroppo si ritrova di nuovo Video per strada. E stavolta Humanoid che si trova molto isolato, flasha preventivamente quando vede Jankos avvicinarsi, non vuole neanche aspettare l'avanzata turbinante, e guadagna qualche soldino dal suo first strike. Serve garantire ora spazio a questo Jace, garantire tempo. Il problema però, lo ripeto, lo ripetiamo perché l'abbiamo più o meno già detto, non è così automatico, no? Prova ad andare in avanti su Flaked con il suo scanto elettrico, purifica perfettamente le catene della corruzione dell'avversario, flasha poi in avanti per trovare anche il last hit con la sua passiva, ma c'è Merza a cercare la kill, tempesta magnetica evitata da Noah con la sua scarica di scintille, continua a picchiare Noah, continua ad andare giù, Trimby ad allontanare Vitio, non vogliono dare un'altra kill a Ione, ma non possono fare niente, è il fedente Reiyatsu a trovare la terza uccisione per il midlaner degli Heretics. È molto bella la solo kill da parte di Noah, abbiamo visto che il potenziale di Zeri anche in deficit in fase di corsia non si va ad attutire, e comunque è una Zeri che adesso gli oggetti li ha anche lei. Problema, Yone sta entrando in zona Snowball, è 3-0, arriva l'avanzata da parte di Maokai e arriva un altro Rashomon in avanti su Humanoid, totalmente isolato, totalmente abbattuto, alla fine l'avevo un po' chiamata, ci va anche bene, landa oceanica, ma con gli Heretics così avanti questo potrebbe essere un problema devastante per anche i Fnatic. Perché a giudicare dalla build di Yone potrebbe trattarsi di Lama del Re in rovina per lui? Uh-huh. Abbiamo la Lama del Re in rovina, la vedo adesso nel piccolo schermo. Sì. Ed è una Lama del Re in rovina arrivata molto in fretta all'interno di questa partita. Se c'è qualcosa che poteva tenere a bada Yone, adesso non c'è più. Troppe kill, troppo in fretta. La mid lane degli Heretics arriva a prendere informazioni su tutta la mappa e a gestirle per creare questo funneling costante sulle rotazioni di Vitio. E Lama del Re in rovina contro Draktar, non invidio Humanoid. Adesso lo stick in power tra la scissione spirituale e quei danni percentuali, il sustain per andare ad aggredire la rassa di Humanoid, la possibilità di giocare così bene contro la frontline dei Fnatic con un oggetto Vitio è diventato il factotum della composizione degli Heretics. E ce n'è un altro di factotum in campo, da Skarinin, con il suo Xante che cerca di xantare ai danni di Epi, ma semplicemente non è facile andare ad abbattere un campione come Poppy, che i danni li sta subendo comunque. Skarinin ora col guanto leggero può dire sicuramente un pochino più la sua, ma anche qua non è nel matchup diretto, non è nell'uno contro uno contro una Poppy e vuoi trovare il vantaggio per i Fnatic. Sì, soprattutto non è il guanto del gelo l'oggettone da mettere giù contro Poppy, considerando che normalmente è un oggetto che vuole portarti a giocare bene contro schermagliatori, contro Bruiser, per evitare i trade in 1v1. Ed Epi sta semplicemente attutendo le ondate. Non è un paio di placcature su Xante che ti vanno a rompere completamente il pattern di gioco di uno Yone che sta snowballando, soprattutto. Non è il frontliner che impensierirà uno Yone. Uno Yone che tra l'altro può gestirsela molto bene attorno a Xante, perché è in grado di cancellare l'all-out grazie al suo ritorno dalla scissione spirituale. Vedere i pro player utilizzare bene quell'abilità per sovrascrivere i controlli è sempre un gran piacere. Devo dire, a proposito di gran piacere, nonostante il 4-0, che non sarà un grosso nonostante tra poco, cioè non possiamo non ignorarlo troppo. Esatto, no, non potremo ignorarlo troppo a lungo. Humanoid è 800-700 gold sotto rispetto ad un Uglione 4-0. Sì. Sta giocando veramente in maniera ottima questa fase di partita, in cui comunque Jace vuole accumulare un pochino, però appunto uno è un Uglione 4-0, l'altro no, semplicemente. Quindi complimenti, però finisce un po' qua il discorso. Il problema grande è che la fase di corsia di Jace da First Strike non è riuscita a mandare Yone indietro. Uh-huh. Il problema non è tanto nel vantaggio, che come giustamente sottolinei effettivamente non è così tanto. Anzi, abbiamo visto prima dalla grafica che ci va ad assistere che i Fnatic hanno anche speso meglio il loro gold. I Fnatic abbiamo visto che avevano più combat gold investito degli Heretics, nonostante gli Heretics siano in vantaggio di circa 2000 unità. Il problema grande è che la draft dei Fnatic avrebbe voluto lane agency.
Avrebbe voluto uno humanoid non obbligato a dover utilizzare le corsie laterali come mangiatoia. Avrebbe voluto un Noah più libero di muoversi attorno ad uno Yone che poi con un Rashomon e con una Zeri che calcola male le distanze rischia di essere più problematico del gestibile. Insomma, non è adesso, secondo me, che vedremo i problemi che lo stato di partita degli Heretics può andare a generare. Ma i Fnatic hanno bisogno di mettere pezze a colori su cosa sta succedendo in partita. Hanno bisogno di iniziare a utilizzare soprattutto Razork. Con quell'annientatore divino serve iniziare a sguinzagliare un po' il dwelling power di un Trundle che ha la sua suprema disponibile per cancellare minacce singole, per andare comunque ad attutire molto il potenziale di un singolo campione. In generale la formazione degli Heretics sta andando a prendere tempo, sta andando ad attutire gli spazi, sta andando a cercare di evitare i confronti diretti perché sa che a un certo punto quel Varus andrà a scalare in maniera ingestibile per la frontline dei Fnatic. E quindi avere uno Yone così in forma, Maokai che sta buildando AP e che quindi non è impensierito da Trundle, avere Varus che scala dannatamente bene, i Fnatic devono forzare qualcosa. Ho elencato una lunga serie di elementi di gioco, ma la morale del mio discorso era i Fnatic devono iniziare a forzare azioni. Mi aspetto però altri, diciamo 5 minuti nel caso il drago sia preso un spawn dagli Heretics o dai Fnatic, insomma da una delle due squadre, perché capisco quello che dici e lo condivido assolutamente, ma si vede che i Fnatic al momento stanno cercando di accumulare ancora un pochino per arrivare quantomeno vicini a quel secondo oggetto, a quello spike così importante di cui parlavamo, perché c'è bisogno forse di quella muramana, c'è bisogno di un altro oggetto per Noah. Però i Fnatic effettivamente ora sono tutti sul fiume e quindi scherzavo, si combatte fin da subito, provano lo shock blast, provano il laser ultra shock per danneggiare un po' Mersa, per bloccarlo, allontanarlo, e ci riescono pure. Gli Heretics hanno il messaggero per cercare di scambiare qualora i Fnatic vogliano insistere sul drago. Sembrano intenzionati comunque a muoversi in maniera aggressiva attorno a questa corsa centrale. Ecco, l'evocato la fine del messaggero. Vito in avanti, ecco, trova il primo Noah, buoni i danni su Trimby. No, poi torna indietro con la cessazione spirituale, ma non utilizza il Rush, ma no, semplicemente pocca lui, Yone, campione famoso per il suo Arras. Sì, infatti, i fratelli del vento, tipico duo da Arras all'interno di League of Legends, sacrificano la topside ad uovo. Comunque sarà Oscarinin a prendere il controllo di quel lato della mappa, ma l'abbiamo detto, Poppy è semplicemente un cuscinetto, non deve avere lane agency contro Xante per essere utile, anzi abbiamo adesso il reset da parte di Vitio. Il drago viene aggredito da Jankos e Mersa, sotto visione di controllo, c'è comunque la possibilità di intervenire, ma a giudicare dagli spostamenti di Trundle direi che questo è un regalo che i Fnatic andranno a fare agli Heretics sullo scambio di torri. Volevo aggiungere un attimino di dettagli a quello che stava succedendo, perché comunque, a giudicare dall'inventario di Flakked e nel vedere i due tiratori pari in gold, Zeri dovrebbe avere il gold per chiudere le lavori. Semplicemente Zeri non aveva ancora resettato, e quindi forzare un fight sul fiume per un drago con una Zeri che deve resettare con 2000 gold in tasca, quello fa molto meno piacere a vedersi. Appena resettato, non ha chiuso le navori, ha preso per il martello quella di Coldfield. Okay. Probabilmente c'erano le scarpe delle rune per Flakked, i calzari lievemente magici per lui, mentre Noah aveva già completato i suoi cambi del Berserker, quindi probabilmente buona parte dei gold erano andati su quell'investimento. Arriva un mattone anche per gli Heretics, 2-2 sul conto delle torri. Con Vitio che sta andando per un oggetto da faretra solare, a questo punto mi chiedo se sarà... Allora, con la daga extra mi sento di dire uccisore di Kraken. Dovrebbe essere, comunque... dovrebbe essere per capitalizzare anche sul... Eccolo lì. Arriva. È la classica Velvet Build per Vitio. Sì, vuoi giusto. Capitalizzare sullo sticking power della Lama del Re in rovina utilizzando il danno extra dell'uccisore di Kraken per diventare una minaccia simile assassinio. Abby in profondità viene spottato, insegue Trimby, ma abbiamo la corazzata degli Heretics che va su Oscarinin e l'all-out farà bene a spenderselo bene questo Xante. Sì, ha tutto per allontanarsi, scatti, flash, all-out, ma però viene immobilizzato, stordito. Sì. Nuovamente immobilizzato, flash via, ma arriva il Rush, un bello unstoppable, bello all-out, non ci credo, infatti non devo crederci, è Vitio che semplicemente mette giù troppi danni, l'ha giocata anche bene Oscarinin, seppur forse troppo reattivamente. Razork... Pop. Ok. Ancora risorse per Vitio. Ancora risorse per Yone. Sta diventando un problema maggiore. E quello su uno Yone in assenza di oggetto mitico è una magliettina di Prada. Mm-hmm. Sta andando Jaxxio?
È tornato? È tornato? È tornato l'abominio? Potrebbe essere l'angolo. Potrebbe essere addirittura guanto del gelo per lui. A proposito, giusto, di Sticking quello. Power. Effettivamente, guanto del gelo, una nota semplicemente per dare cattivo esempio a chi ci sta seguendo. Si sta popolarizzando di nuovo un sacco sugli assassini. In questo momento è il mitico con il più alto win rate su Diana. Perché? Perché? Così, volevo semplicemente diseducare chi ci sta guardando. Abby lì in agguato, spottato da Lazzo che corre. Potrebbe cercare di mordere quella Poppy, ma troppo nella terra di nessuno. Stavolta richiamano il re dei troll indietro verso la sua metà campo. Fa troppo ridere definirla la terra di nessuno, perché è la giungla di Razork quella nominalmente. E quindi sì, vedere Razork overesteso perché è nella sua metà campo fa capire un attimo quanto il tabellone monetario non ci stia dando veramente un'idea di quanto gli Heretics stanno giocando strozzanti sulla mappa. Sì. E infatti può darlo molto meglio sia il fatto che Humanoid sia sotto torre a farmare, quindi c'era un'ondata pushata così in avanti fino a poco tempo fa, sia quella linea rossa che vedete nella minimappa in basso dei lumi piazzati dagli Heretics, e soprattutto l'assenza di una linea blu invece per i Fnatic, che non hanno avuto accesso a quel quadrante di mappa. Nuovamente Oscar. Round 2, Oscarin non ha il flash stavolta, scatta preventivamente, buon inarrestabile, poi si sposta verso Merza cercando l'out, lo trova, ma viene nocappato, viene schiantato al suolo. Il video sta dominando, mamma, qualora non fosse chiaro, lasciano una kill anche ad Ebi, a danni di Humanoid appena arrivato col teletrasporto. Il taxi lo riporta dritto verso la propria fontana e gli Heretics potrebbero pensare di andare subito sul barone Nashor, nonostante Lazar che sia ancora in vita. Non c'è modo per i Fnatic di contestare l'obiettivo. Ricordi la frase che avevo detto una decina di minuti fa? Non è adesso che vedremo i problemi che gli Heretics sono in grado di generare. Ecco, li abbiamo appena visti. Quello era Xante ed era fatto di carta pesta. Dopo l'all-out è stato particolarmente devastante il danno che ha subito, però non è che prima Viti abbia picchiato così poco, guardatelo, quel chunk di danno che ha subito. E purtroppo per fare questo non aveva neanche dovuto utilizzare il Rashomon, infatti sì. Humanoid che si è trovato un serpentoso gattino ad abbracciarlo sulla strada di casa è stato devastato appena immobilizzato. Video che tra l'altro, come ti dicevo, sembra voler confermare il guanto del gelo a giudicare dall'inventario, mentre Jankos va a potenziare ulteriormente i suoi alleati con il suo... velo costante, oggetto che adoro in questo contesto perché comunque ti permette di prendere tutto quello che Ione sta facendo e moltiplicarlo di un ulteriore 10%, cosa non facilissima da gestire se sei in Fnatic, anzi al momento in realtà impossibile da gestire. 6-0-1, quello Ione preso in alta rotazione di draft sta dando un vantaggio enorme alla mappa degli Heretics e gli Heretics ci stanno ricamando sopra. E volevo parlare un po' ancora di lui, ma per adesso concentriamoci sul drago che si stanno portando a casa. Non vado a contestare i Fnatic, giustamente, non è il drago dell'anima, si lotterà tra un po' ancora più avanti. Ma tornando su Ione, è vero che ci sono state altre due uccisioni, anzi un'uccisione e un assist per lui e il barone Nashor. Ma prima del TP Humanoid era a 0 sì, di goal difference. Sì, sì, sì. 1003 adesso, ora c'è lo strap effettivamente, ora c'è quello Ione che è spaventoso e mette paura. Humanoid si è mosso benissimo e tra l'altro la pressione che era riuscito a ottenere anticipando la rottura della mid lane e spostandosi sulle corsie laterali ha permesso a Jace di rimanere significativo e non poco all'interno della partita, se consideriamo che lo Jace 0-2-0 versus lo Ione 6-0-1 è comunque uno Jace a due oggetti e mezzo che si sta avvicinando a quel rancore di Serilda. È preoccupante, lo sappiamo, Jace a un certo punto inizia a picchiare a prescindere, però ecco, è preoccupante anche quello che hanno dovuto fare ora i Fnatic. Stavano formando i lupi nella loro mid lane, hanno dovuto portare il campo nella corsia per non rimanere da soli in quella che appunto nominalmente continua a essere la loro giungla, ma che al momento è territorio di caccia degli Heretics che premono in avanti, che continuano ad assediare, a cercare di abbattere torre. Alla fine il wave clear non è neanche malissimo, grazie alla presenza di Zeri che comunque danni e minion li fa con Xante che può attaccarseli un pochino, ma una wave è gestibile, già la seconda è un problema e lo vediamo. Razor che arriva adesso, anche buono il pilastro da parte sua, la shock blast di Humanoid si fa sentire abbastanza su Mersa, ma non sono danni davvero preoccupanti. È preoccupante questa presa di natura che bloccherà Razor, ma troppo al sicuro sotto la sua torre per poter essere aggredito davvero dagli Heretics. Vitio per lui confermato il guanto, significa avere anche accesso a dei comodi proc di
Video? Ha passeggiato attraverso il muro, Video. È stato molto smooth l'animazione. Rashomon difensivo per portarsi al sicuro. E assedio. Assedio sul quadrante superiore grazie alla mano del barone che si esaurisce negli ultimi secondi, ma che comunque aveva accompagnato una grossa ondata che Oscarini non è riuscito a pulire in tempi tecnici. La torre è caduta. Video non ha sprecato praticamente nulla. E perché parlavo del guanto? Perché in fase d'assedio avere comunque accesso ad una lama incantata ti permette di premere meglio in solitaria sulle strutture, oltre che diventare una minaccia maggiore se riesci a raggiungere gli avversari. Quella è la build Ione appiccicoso, quella è la build Ione moschicida, quella è la build Ione unto. È particolarmente difficile scollarselo di dosso e fa tanti danni. E c'è una cosa che dobbiamo parlare, perché stiamo parlando tanto di Ione. Secondo me ha dovuta ragione, visto che è letteralmente 6-0, ragazzi. Cioè, nel senso, sì, non, se quello non è un motivo per parlare di lui, non so quale sia un altro motivo. Però dobbiamo tornare a quello che dicevamo in draft. È vero, ci sono fonti ibride di danno per i Fnatic, namely Noah con un po' del suo kit e quella static. Ma non c'è il vero danno magico, non c'è il vero carry AP. E Abby è un problema adesso. Rael sta diventando un problema. Jankos è fragile, è vero, ma Jankos non deve essere il tank della composizione. Jankos vuole essere fragile, perché dall'altro lato c'è qualcuno che va ad annullare le sue difese. Mersa minacciosissimo con la sua carica in avanti. Avere quel piccolo Shurelia integrato nel kit della nuova Rael ovviamente fa un gran lavoro. Parlando di Jankos e di gran lavoro, queste supreme da parte sua per zonare in fase d'assedio. Oh mamma mia, Video! Il Rashomon migliore di questa partita, ma totalmente da solo. Al di là della T2, non vuole insistere sicuramente. Si accontentano della torre. Gran prodezza meccanica, Video. Ora, tra un minuto e mezzo, tra un minuto sul barone o sul drago, faccela vedere di nuovo. E la questione è proprio quella che hai appena aperto, ovvero tra un minuto e mezzo o tra un minuto. Questo significa che appena quei due timer toccheranno lo zero, la mappa si spezza in due e lo fa a favore degli Heretics. Perché un drago in più per i Fnatic non significa niente, un drago in più per gli Heretics significa tre draghi oceanici più anima su uno Ione off tank che sta distruggendo la tua formazione. Quel guanto del gelo ti rende anche più tankoso e quindi sfrutti molto meglio gli HP effettivi che vai a recuperare con quei draghi. Sulle sidelane è una manna dal cielo e, come se non volesse ulteriormente piovere sul bagnato, si aggiunge rubavita nell'inventario di Vitio, rendendolo a questo punto veramente un drain tank, oltre che uno skirmisher barra assassin. Vitio è riuscito a trasformare Ione in Xante. Oh no, che paura, che prospetto drammatico da dover affrontare. Non sono pronto, Rob, non ce la faccio. Matic, spero loro ce la facciano a rimettersi in partita, perché adesso il Combat Gold ha avuto un'impennata a favore degli Heretics. Gran bella botta questa da parte di Humanoid. Comunque quel Jace sta funzionando e sta lavorando. Ed è importantissimo trovare queste Shock Blast su più elementi. È importantissimo trovare questi chunk di danno se ti stai accingendo a lottare per il barone. Bella presenza ferrea, ma... di Abby. Non è abbastanza, devi flashare via, arriva il verdetto del custode, carica il poppicottero, vengono immobilizzati gli avversari, non va in avanti Abby, prova Mersa a schiantarsi, mamma mia, il danno di Flakhetto si fa sentire Rashomon a vuoto, ma c'è la tempesta magnetica, Video cade, uno shutdown per Humanoid, e ora occhio, perché Humanoid può andare in avanti, troveranno una kill per carry, qua i Fnatic ancora l'inseguimento, Dribby con la combo, ma cade per mano di Flakhetto, comunque Noah con lo schianto elettrico attivo, con la scarica di scintille, accende la dinamo, trova lo shutdown. Down. Lo stanno facendo i Fnatic. Hanno trovato il fight. Giganteschi, inumani Fnatic nella reazione sugli Heretics. È una carneficina, sarà il loro primo drago oceanico. Quanto può essere solido e mentalmente adamantino Humanoid come player? Hai passato tutta la partita a vedere la mappa nella sua totalità dare da mangiare al mid laner avversario e te ne esci con un'azione e un positioning di questo tipo. Grossi chunk di danno. Riesci ad isolare e barstare Ione nonostante il guanto del gelo appena va in, perché hai un inventario gigantesco. E adesso i Fnatic vanno a prendersi il drago e vanno a prendersi il barone Nashor. E hanno appena ripreso con uno schiocco di dita la partita in mano. Sono parità, in parità totale economicamente. 100 gold sotto gli avversari non sono una cifra, letteralmente, ragazzi. Stanno farmando le loro ondate vicino agli inhibitor. Sono in vantaggio monetario al momento i Fnatic. Eccolo, lo scalino che si è completato. E hai parlato giustamente di Humanoid, esaltandone la capacità della lettura.
anche banalmente, vado più terra terra, più brutale, il modo in cui ha demolito Vitio che si è lanciato troppo in avanti, quella esecuzione è stata perfetta da parte sua. Cadrà anche Trimby, non c'è modo che si salvi nonostante la suprema e danni. Invece sì, ancora una volta, sono tre volte che lo fai Trimby sto game, che mi fai fare queste figuracce, tre volte. Conoscendo però quanto sei affezionato al giocatore, non penso ti dispiaccia. No, assolutamente no. Ora devono affezionarsi a Razork, forse abbandonarlo, credo che sarà la seconda scelta. Qua non c'è modo che si salvi, ma occhi ai danni di Humanoid, perché dovrà farli solo lui. No, va in stasi, ma potrebbe essere un po' troppo tardi. Trimby torna, Locket non salva il suo alleato e anzi cadrà anche lui. Vitio torna in avanti, Noca fa segno, ancorato al terreno, bloccato, immobilizzato. Flacket trova la kill e curiosamente in vita c'è solo Humanoid, che però non può fare nulla se non cercare qualche tiro fortunato dalla distanza. Va a vuoto questa shock blast potenziata dal cancello. Gli Heretics possono pensare di chiudere ora il game tra di loro, solo Jace col suo martello. Vitio prova ad andare in avanti, nuovamente ottimo il trade di Humanoid che deve flashare fuori. Vitio all'inseguimento, accessione spirituale che lo riporterà indietro. Humanoid da picchiare su Abby, che però con la carica eroica si porta verso i minion, verso la base avversaria, le torri del Nexus che stanno venendo abbattute. Razork sta per tornare, 3 secondi per lui, 3 secondi per Trimby, ma è troppo tardi. Alla fine, nonostante il colpo di Reni, l'1-0 va in casa Heretics. Non sono mutato, sono in silenzio. La partita di Fnatic è durata 45 secondi. Sì. Ci hanno fatto hypare così tanto per perdere istantaneamente dopo. Io non... sono un po'... perplesso, amici. Amici spettatori, è stato un game veramente... Non un game strano, è stato un game dominato dagli Heretics con 2 minuti di follia, effettivamente. Non ho capito. Tutto va come deve andare, o perlomeno così dicono, cantava un famoso. Però è stata indubbiamente bizzarra come partita, perché i Fnatic l'avevano ripresa in mano. Avevamo appena finito di parlare dei danni incredibili del barone, del Drake che aveva negato l'anima, della parità monetaria, di Marek Brazda che ancora una volta stava facendo i miracoli in partita e ha visto a colori il suo Nexus cadere. Quindi è stata probabilmente la partita più Fnatic contro Heretics che potessimo avere. È stata una partita che devo dire che concettualmente ha spremuto molto le due squadre e ce le ha date non edulcorate per l'inizio di questa Bio5. No, devo dire, me l'aspettavo anche un po' più caotica per certi aspetti e sono stato... In che senso? In che senso? Allora, no, nel senso, me l'aspettavo più folle all around sì. Come game. Invece è stata stranamente misurata per buoni 20 minuti per poi essere, letteralmente boh. È tutto iniziato, noi abbiamo parlato tanto comunque bene, giustamente, dei Fnatic dopo quel fight. Possiamo anche essere un po' più cinici adesso, visto come si è conclusa. Tutto è iniziato comunque per il rush mo storto di Vitio, perché alla fine sì. Quel rush mo a vuoto ha portato all'apertura che i Fnatic hanno sfruttato alla perfezione. E da lì in poi sembrava davvero che la partita non potesse essere così facilmente strappata loro dalle mani. Invece è letteralmente successo questo. Confuso, lì c'è stato il caos, lì c'è stato proprio il momento cattivi di Power Ranger. Tutti quanti Fnatic presi uno per volta dagli Heretics che semplicemente ne inchiodavano uno al muro e passavano al prossimo. E questo è stato il problema principale, perché se tu vai a vedere la draft degli Heretics, è una draft che vuole lavorare a pugno unito. Non avevi degli elementi di split push se non col barone Nashor. Abbiamo visto che in fase d'assedio col barone potevi andare ad isolare Ione e cercare quel 4-1. Senza barone Nashor, cosa che avevi chirurgicamente negato ai tuoi avversari, potevi tranquillamente permetterti di giocare a pugno unito e cercare di attutire la pressione frontale della composizione avversaria. Quando vedi arrivare le supreme di Maokai, resetti anche a costo di cedere un pochettino e vai in contropiede grazie alla mano del barone. Tutto questo non è mai veramente avvenuto per i Fnatics. Hanno allontanato indebitamente Humanoid dal resto della formazione e questo in pochissimi secondi gli è costato il game. Ragazzi, io ho avuto un piccolo spoiler, preparatevi al grafico di fine partita, al grafico dei gold, perché sarà veramente pazzesco, incredibile, esilarante da vedere. Rivediamo qualche azione però, perché comunque c'è da lodare il gioco di mappa degli Heretics. Qua vediamo addirittura tutta l'azione con la solo kill di Noah, per come si è conclusa. Il movimento degli Heretics è stato perfetto, la lettura è stata immediata. Ok, perderemo il nostro AD carry, andiamo botrane, perché quella è una Zeri totalmente isolata.
Immagina cercare di far capire la sorpresa che abbiamo per questa partita per una persona che magari si è disconnessa negli ultimi 5 minuti. E quindi tipo, ma perché i caster sono così straniti? Nel senso, gli Heretics con uno Ione snowballato hanno vinto la partita perché avevano controllo della mappa. Che cosa li sta sorprendendo così tanto? Non potete... Solo in Europa, ragazzi, letteralmente solo in Europa queste cose succedono. Va bene i meme sull'LCS, va bene tutto quello, ma... No, non così. Non so neanche se fa male, fa bene o fa solo sorridere. Una nota, sicuramente ce lo prendiamo. Una nota però, la target selection da parte degli Heretics. Perché sì, andare a minacciare l'ingaggio frontale con la Suprema di Jankos per poi in realtà ingaggiare in due tempi e minacciare così bene in profondità con Rashomon direttamente Noah, quella è stata meccanicamente un'azione ineccepibile. Cioè, gli Heretics, per carità, avevano le risorse per vincerlo un fight. Parità monetaria significa che sul 5v5 ce la giochiamo ad armi pari. Qui il Rashomon Galeotto, ma qui me la sento principalmente, te l'ho detto, di complimentarmi con Humanoid. Ha giocato benissimo le distanze, ha giocato benissimo il danno e soprattutto aveva apparecchiato per il suo team. Comunque, gli Heretics stavano cercando di contestare territorio neutrale di mappa con dei danni importanti già subiti da quelle onde shock ad area. E vedere una carneficina non pulita perché hanno dovuto immolare Alistar, trasformarsi nei due obiettivi principali e poi in questo. Razork qui potevi lasciarlo morire e cedere la torre e andare a rimbalzare, ma Noah si espone per un basic di troppo. Se devo a posteriori colpevolizzare qualcuno, purtroppo quel qualcuno è il tiratore dei Fnatic. Perché comunque la posizione di Humanoid era già remissiva al fight. È un... Bene. Hanno utilizzato tutto il loro kit per ingaggiare il nostro jungler. Prenderanno una torre che ha sì e no 200 HP. Amen. Vi avevo detto, ragazzi, preparatevi. Perché non è neanche il grafico LPL. Perché il grafico LPL sono i su e giù con costante. I grandi picchi e valli costanti. Sì, questo sì, è proprio. Sì. Che è successo? È la punta dell'iceberg. È l'eSport iceberg spiegato, ragazzi. Che cos'è? È perché non può non essere. È con accento punto. In generale, di nuovo però, se c'è qualcosa che in questo grafico vorrei sottolineare è l'ottima barra di Humanoid. È vero che è un Jace contro quadrupla melee, quindi ovviamente è una barra molto inflazionata, ma considerando il vantaggio che quello Ione ha ottenuto, quanto Humanoid sia riuscito a rimanere integro per tutta la partita è da lodare. Humanoid, indiscusso SVP della sconfitta dei Fnatic, ricordiamo SVP, second most valuable player, ovvero l'MVP degli sconfitti, però secondo me i Fnatic... ce la posso fare? Jerry, compro una vocale? No. La di Ancona, perfetto. I Fnatic possono tranquillamente rientrare in questa serie, perché questa non è una partita che mi ha dato dei Fnatic proni alla sconfitta. Mi ha dato proprio quei Fnatic rapaci... che continuavano a cercare di creare delle occasioni anche in un momento di disperazione. Meglio aspetto tornare in questa serie. Fnatic sono effettivamente una squadra che può tirar fuori anche nelle difficoltà il meglio. Sapete cos'altro può tornare? Ma ovviamente, ragazzi, la nostra offerta team, punto esclamativo team in chat, per scoprire un po' gli ultimi giorni di questo grande bundle con la fibra di team, PlayStation 5, un pad aggiuntivo e Gran Turismo 7, che vi portate a casa con 20 euro al mese per 30 mesi, pagate dopo 3 senza anticipo e a tasso zero. Quindi punto esclamativo team in chat per scoprire tutte quante le informazioni a riguardo. Detto questo, abbiamo sì parlato di Fnatic come team non completamente fuori dai giochi, un team combattivo, un team che sa come rialzarsi, ma adesso c'è tanto lavoro da spogliatoio da fare per loro. Sì. Adesso c'è tanto lavoro da andare a scrappare sul tabellone nel backstage, bisogna probabilmente lasciare da parte delle strategie personali, perché penso che i Fnatic siano anche un team più pulito degli Heretics quando vanno a giocare meta, e quindi vorrei vederli tornare su qualcosa di più 13.13. Vedremo se sarà questo il caso. Pausa, signori, e poi torniamo con il Game 2. Visto come è andato il primo, non potete mancare. Ci vediamo dopo.